grazie. Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha chiesto all'assessore alla salute, Giovanna Volo, di intervenire urgentemente sull'ASP di Agrigento con una ispezione che accerti la gestione delle liste d'attesa. La decisione è arrivata dopo che la stampa ha riportato il caso di un paziente oncologico a cui, per una colonscopia di controllo, sono stati prospettati mesi prima di poter avere un appuntamento. Il mio governo, dice Schifani, è impegnato sin dal suo insediamento per restituire dignità ai pazienti della sanità siciliana anche attraverso tempi di attesa ragionevoli per le prestazioni. Abbiamo, addirittura, inserito questo impegno tra gli obiettivi prioritari dei nuovi manager, pena la decadenza dal ruolo. Per questa ragione, ritengo fondamentale accertare tempestivamente quanto accaduto ad Agrigento per individuare gli eventuali responsabili dei ritardi e applicare le conseguenti sanzioni. Il futuro dell'area industriale di Termini Imerese come polo manifatturiero, industriale e commerciale è stato al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo d'Orléans tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l'amministratore delegato di Pellegra Italia Holding, Giovanni Caniglia. Dopo il completamento della vendita dell'ex stabilimento Bluetech al gruppo Pellegra, commenta Schifani, passiamo adesso alla fase operativa. Quella che restituirà nuova vita a un territorio fondamentale per lo sviluppo economico di tutta l'isola. L'intervento congiunto di governo regionale e nazionale ha consentito di salvaguardare tutti i lavoratori che adesso potranno tornare a produrre, contando su solide prospettive per il futuro. Il nostro impegno è quello di restare vigili e attenti affinché il progetto di rinascita di Termini Imerese continui e porti ai risultati previsti. Il piano presentato da Pellegra Italia, società con ampia esperienza nella riqualificazione delle aree industriali, è stato valutato dal Ministero delle Imprese come il più idoneo a valorizzare l'area di Termini Imerese. L'incontro di oggi, dichiara Caniglia, rappresenta un momento di confronto essenziale per lo sviluppo di un progetto che, sono convinto, rappresenta un'opportunità sia di crescita per la Sicilia sia occupazionale per le future generazioni. Si tratta di un progetto che mira a trasformare lo stabilimento di Termini Imerese in un punto di riferimento per tutto il Mediterraneo. Obiettivo che sarà possibile realizzare solo con la piena condivisione del territorio e delle istituzioni. Siamo allo Sheraton di Catania, dove si è svolto un interessante convegno incontro sulla violenza di genere in questa giornata, oggi 25 novembre. È qui con noi, che ringraziamo tantissimo della sua presenza, è il nostro generale Garofalo, che lui ha vissuto per 50 anni con la scientifica, ma credo che continua la sua vita sempre con questo iter. Sicuramente sì, io rinnovo il ringraziamento per questo invito, l'onore che mi avete fatto di essere qui e ha scandito la mia vita e continuerò a utilizzare la prova scientifica nella consapevolezza che la prova scientifica può essere non utile ma spesso fondamentale per la risoluzione di casi delittuosi, in particolar modo dei casi di femminicidio. Ma vede, quello che in fondo è emerso stasera da più parti, io credo che i nostri ragazzi non hanno più riferimenti perché la famiglia è più assente, più distratta rispetto al passato. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere dei genitori che hanno costituito un riferimento preciso rispetto a quello che poi era la nostra crescita e poi la nostra vita futura. Credo che purtroppo questi riferimenti sono sempre minori e dobbiamo davvero riflettere ancora di più sul ruolo della famiglia, ma anche cercare di ravvivare un'alleanza tra la famiglia e la scuola che mi sembra si sia un po' sfilacciata.
E li invito qui sul palco, sono Enzo Stroscio, editore di Globus Television, Vincenzo Lacorte e Giacomo Cagnes. Eccoli qui che ci raggiungono. Il cuore catanese di Anastasi, insomma, sappiamo benissimo che emozioni ci ha regalato il 68 con il campionato europeo, una mancata vittoria quasi di un mondiale nel 70, perché poi insomma non fece parte di quella spedizione per un infortunio. È ritornato nel 74, ma sappiamo benissimo che è stato un mondiale da dimenticare. Però noi lo dobbiamo ricordare anche per le bellissime gesta nella Juventus, che l'ha catapultato proprio nell'elite mondiale. Sì, questo qua dei titoli mondiali è davvero stato il suo grande cruccio, no? Diciamo quello che non ha potuto abbracciare. Però davvero, io ho impresse sempre nella mente quegli album di figurine, quelle foto che tu guardavi 100 volte al giorno. E Paola, guarda, sarai tu da donna ad intervistare Enzo Stroscio, vai. E allora Enzo Stroscio, ovviamente non posso non chiedere anche a te un pensiero dedicato a questo grande artista, tu che ovviamente sei un grande uomo di sport. È vero, ha detto bene, è un artista in realtà, perché lui quando poi negli ultimi periodi, anzi ti dico una cosa, faccio una premessa, io sono contentissimo perché mia mamma, che abitava in via Nuova Luce nel 70, ha avuto le due fortune di poter vedere il matrimonio in diretta di Pippo Paolo, che usciva da casa al terzo piano, noi stavamo con Catesi, noi stavamo al primo piano, e poi la presenza continua di Pietro Anastasi, perché quando veniva a Catania stava dai suoi parenti qui in via Nuova Luce. E poi io ero militare ai tempi, andavo a trovare mia mamma e trovavo anche lui, mi raccontava un sacco di cose. Una delle cose più belle, prima della brutta malattia che io vidi cominciare a zoppicare quasi, era che raccontava che lui vedeva nei bambini, perché lui aveva una scuola a Varese, nei bambini gli parlava con questo linguaggio che abbiamo ricordato questa sera, un po' curioso, alla Pietro il Catanese, e parlava sempre dei bambini, degli occhi dei bambini, dove si ritrovava e dove si rappresentava. Questo è un segno artistico importante, perché alla fine insomma lui è stato esempio per tutti. Bravo, bravo. Allora consegniamo ai tre presenti la targa di partecipazione. Arriva la nostra meravigliosa Vittoria Primitelli, che consegna appunto le targhe per ricordare questa giornata, queste nozioni che abbiamo ovviamente condiviso con tutti. Grazie, grazie per essere stati con noi, a presto, alla prossima edizione, grazie, grazie, grazie. Sabina Rossi per la provincia di Catania e Carmen Sambito della provincia di Siracusa. Ciao Sabina. Sabina, diciamolo pure, lo sport fa parte della tua vita da sempre, ma in modo particolare in quest'ultimo periodo, perché lo racconti anche in una maniera sempre come al solito bella, forte, strong. Lo racconto alla mia maniera, perché io ho una visione molto umoristica, perché io sono così, fatta così, perché io inizio con lo spettacolo, però comunque di calcio l'ho sempre masticato da con papà, con nonno, ai tempi di Massimino, dopodiché io ho continuato perché con le altre emittenti siciliane, fino ad arrivare ora a Globus. Anzi, ne approfitto per salutare tutti gli ascoltatori, lunedì sera abbiamo questo programma, Calcionate, e per me è un onore anche essere qui, perché hai inventato questo evento molto particolare, siete bravissimi. Grazie, grazie Ettore. Grazie. Giornalista sportiva Sabina Rossi. Sabina Rossi. Complimenti anche chiaramente a Carmen. Allora consegniamo subito la premiazione per quanto riguarda Sabina e anche il ricordo per Carmen. La diamo a lui, che la consegna a Sabina Rossi. E poi l'altra per Carmen. Grazie.